Allora, buongiorno. Allora, io ho un bimbo, anzi ne ho due, uno di 6 e uno di 4 anni. E, come dire, faccio una piccola. Allora, io ho un neo sotto l'ascella, sì, sinistra. E è un po' in rilievo. E questo neo per entrambi i bambini funge un po' da calmante. Loro lo toccano tipo quando li prendo in braccio, quando ci coccoliamo, anche per addormentarci. Il bottoncino. Sì, esatto, esatto. Loro con quello proprio è una specie di ciuccio, tra virgolette. Li hai allattati? L'avevano scoperto, sì, quando li tenevi in braccio da piccolissimi? Ok. Sì, 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 sì. E poi dopo l'allattamento questa cosa è rimasta per entrambi. Sì. Il grande, non so se ha influenzato lui il piccolo, eccetera. Comunque il grande da qualche mese mi annusa anche l'ascella. E questa cosa era iniziata un po' per scherzo. Fammi vedere lo scherzo, dammi proprio lo storico di questa evoluzione nuova. Cosa è successo la prima volta? Ma giocando, magari adesso non mi ricordo nello specifico, ma magari ero abbassata, ci ha piantato il naso, uh-huh, e ah, che bello odore, in questa maniera. E questo meccanismo capita sempre più spesso, arrivando anche al punto di darmi fastidio, ma certo, lo fa anche in momenti che non sono appropriati, tipo a cena. A volte, allora io siedo a capotavola e solitamente lui lo ho a sinistra, lui a volte allunga il collo, ci mette il naso, dice che bello odore, oppure scende dalla sedia, lo fa, questo a tavola, oppure magari quando lo sgrido. Ma tu le prime due volte hai riso? Un po' sì, perché poi diventa gioco, cioè quando quelle, sì, cose lì vedono, sì, che ridi. Poi non te l'aspetti, sai, sì, il riso, sì, spesso, sì, anche imbarazzo. Sì, 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 sì. È solo che adesso lo fa spesso, anche quando magari è imbarazzato lui, perché appunto magari lo sta richiamando, ne sono abbastanza per parlargli o viene ti annusa la scella. Sì, è un po', insomma. Guarda Giulia, tre robe mi interessano molto, quindi da che eravamo... Che deodorante usi? È la prima. Perché potrebbe diventare uno spot, in uno effetti. Spot. No, da che quindi eravamo partiti dal neo, è diventata altra la faccenda, sì, mi sembra di capire, sì, perfetto. Dopodiché, cosa vuol dire quando lo sgridi? Magari lo richiamo, allora lui lo fa quando magari, allora è un richiamo non grave, nel senso quando, non lo so, lo richiamo perché ancora non ha messo a posto i giochi, sì, oppure perché ha fatto male al fratello. Quindi fisicamente, allora, in quel momento siete distanti? Sì, esatto. Mi tu gli fai un appunto? Abbasso, uh-huh. Sì. Lui fa questa cosa, addirittura a volte, visto che ogni tanto mi dà proprio fastidio, se me lo fa che sono nervosa, li scatto. Sì. E lui ha imparato a toccarmi l'ascella e a annusarti le dita. Ok. È una cosa un po' strana, sì. Ascolta, praticamente Giulia, tuo figlio è Gazza Gascogne, quel giocatore che c'era un'immagine incredibile dell'arbitro che lo ammonisce, e durante questa immagine, questo momento di autorità dell'arbitro che lo ammonisce, lui per, diciamo, distruggerne un po' l'autorità, gli hanno usato la scella. Sai che a parlare, ecco, di calcio ti è tornata la voce? È vero, mi sono ringalluzzito. Giulia, senti, cosa fondamentale, ogni quanto succede, riesci proprio a darmi un dato temporale? Ogni quanto, sì, sulla settimana. Più volte al giorno. No, allora senti, troppo, decisamente troppo. Allora, perché c'è una misura giusta per annusare la scella. No, ogni comportamento, sai, sì, quanto, sì, no, più, certo, è occasionale, sì, sì, tanto, sì, più in qualche modo può essere, certo, diluito in esperienze altre che un po' lo assorbono. Stiamo parlando a questo punto invece di una compulsione, nel senso che sembra che tuo figlio non riesca a non farlo. Potrebbe esserci, no, sì, ecco, quindi c'è un atteggiamento un po' ossessivo rispetto alla compulsività della ripetizione dell'atto, che potrebbe avere una matrice ansiosa, nel senso che per lui potrebbe essere di base un modo per calmarsi, perché come quando dici tu che lo sgridi e magari entrate o state per entrare in conflitto, lui si rifugia in questo, che può essere un comportamento che lo rassicura, però a, sì, questo punto bisogna capire tu in effetti che reazione hai di solito, perché devi trovarne una che poi nel tempo coerentemente mantenga una linea, non devi farlo dipendere dal fatto
fatto che certe volte sei nervosa e quindi ti disturbi e certe altre lo tolleri meglio, perché questo lo confonde, non riesce a dargli l'idea del limite rispetto al fatto che questo comportamento di fatto socialmente non può essere portato in giro e anche solo riservato a te è giusto che rientri, perché altrimenti diventa troppo invasivo anche della tua intimità. Quindi devi darti una linea di reazione rispetto al fatto che su questo non ridi più, stai ferma, senza diventare spiacevole naturalmente, però da qui in poi il modo in cui tu reagisci a questo deve essere sempre lo stesso. Se ti accorgessi che non bastasse, secondo me, scollinata l'estate, potreste valutare un consulto per vedere se non sia un modo in effetti per affrontare con i suoi mezzi qualcosa che lo agita, per riuscire a o eliminare la ragione di ansia o a trovare modi migliori per affrontarla che non sia quello che mi stai descrivendo tu. Ok, okay. Una sempre la solita reazione. Sempre la solita reazione, d'accordo. Che deve rimanere ferma sul fatto che questo atteggiamento non lo gradisci, non ti fa piacere e anche per lui deve essere estinto, perché in realtà non si fa così. Non ci si può comportare in questo modo né quando siete da soli né quando magari poi siete in pubblico e ci sono altre persone. Ok. È una questione proprio di limite, di confine fisico. Poi per capire perché lo faccia, ripeto, se non basta la fermezza della tua risposta, chiedete aiuto. Un abbraccio, Giulia.